90 tamponi analizzati, di cui 7 positivi al coronavirus. È quanto reso noto dalla Task Force della Protezione Civile della Regione Campania, che ha comunicato i dati raccolti dal centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Seconda positività, intanto, nel giro di poche ore ad Agropoli, dove è stata contagiata un'estetista che era stata in contatto con l'insegnante risultata positiva dopo essere tornata da Parma. La donna, che aspetta anche un bambino, è in buone condizioni di salute ed ha già provveduto a comunicare i nominativi delle persone con le quali è stata in contatto negli ultimi giorni. Sulla questione è intervenuto il sindaco Adamo Coppola, che ha lanciato un appello alla calma ai cittadini. Al momento, chiarisco, nessuna attività commerciale è stata chiusa, nessuna attività commerciale è a rischio contagio. È successo nelle ore precedenti che alcune attività di via Pio X hanno risentito di quelle famose chiacchiere da social e nessuno è andato in quelle attività. Una cosa sgradevole che non dovrebbe succedere in una città normale, perché la persona in questione non è proprio passata da quelle attività. Quindi questo non deve succedere. Però chiedo alle attività di cercare in qualche modo di contingentare gli ingressi. Bisogna cercare, insomma, di dare la possibilità agli utenti di stare in comodità, mettiamolo in questo modo, nelle attività commerciali. Cioè bisogna che ci sia tra una persona e l'altra circa un metro di disponibilità. Per intenderci, in un ristorante, quando quattro persone sono sedute intorno a un tavolo e sono a una distanza di un metro, cominciano a essere in sicurezza tra un tavolo e l'altro. Dobbiamo dare questa possibilità, così nei bar, così in tutte le attività. Se un negozio comincia a essere molto affollato, l'obiettivo è quello di magari fermare gli ingressi, attendere che una parte delle persone escano e poi altre possono entrare. Quindi niente deve essere fermato, soltanto bisogna fare delle azioni che bisogna fare con un po' di sale in zucca, non sono cose molto complicate, evitare grossi assembramenti. Cioè il negozio deve stare aperto e lavorare regolarmente, ma se il negozio tende a essere troppo pieno, fermiamo un attimino gli ingressi, diciamo: signore, aspettate qualche minuto, quando il negozio tende a svuotare favoriamo gli altri ingressi. Questa è la raccomandazione che faccio a tutti voi. Ora mi sento di non dire altro in questo momento, aspettiamo altre novità. Mi dicono in questo momento che un altro tampone fortunatamente è negativo, quindi ci rimane in attesa ancora solo di un altro tampone che vi comunicherò nelle prossime ore. Per intanto vi rassicuro che siamo al massimo delle nostre possibilità per fare in modo che tutto funzioni nella maniera migliore, e state tranquilli.